La parola del Signore. Bella questa giornata, finalmente, a dare importanza alla parola di Dio, che non è la favoletta, che non è un raccontino, che non è una dottrina, che non è un giornalismo, ma è l'unica parola che dà vita, l'unica parola che salva. Perché è la parola che Dio ha dato a noi. E quando in chiesa, durante la messa, si legge la Bibbia, è Dio che parla al suo popolo. Domenica prossima noi leggeremo il libro di Neemia, dove il sacerdote Ezra portò la legge davanti all'assemblea e lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque e alla spuntare della luce fino a mezzogiorno. Tutto il popolo porgeva l'orecchio a sentire il libro della legge e poi Ezra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, perché stava più in alto di tutto il popolo, e il popolo, dopo aver ascoltato la parola, rispose Amen, Amen. E Ezra poi disse al popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non fate lutto e non piangete. È il giorno dedicato alla parola del Signore. E Neemia poi dice al popolo: andate, mangiate, portatene a quelli che non hanno preparato niente. Questo giorno è il giorno di festa, è un giorno consacrato al Signore, perché non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la nostra forza. E poi il Vangelo parla della lettura che Gesù fece nella sinagoga di Nazareth, dove lesse il libro del profeta Isaia, dove si parlava dello spirito del Signore che è sopra di lui e va per annunziare ai poveri un messaggio lieto, una liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi, la libertà agli oppressi, un anno speciale. E questa parola Gesù la commenta dicendo che oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. È la giornata dedicata alla parola di Dio. E quindi noi vogliamo